Quest'oggi dinanzi al Palazzo dell'Ars si svolge questa manifestazione di protesta. Il precariato persiste, parliamo degli AUSP. Dunque, pare che ci sia stato un tavolo tecnico tra i sindacati e l'assessorato al lavoro per cercare di risolvere la questione del precariato, però non è andata bene. Guardi, se le organizzazioni si fossero incontrate da sole in strutture che non c'entravano con la sede di Via Trinacria, avrebbero risolto di più. Il problema è che da parte di tanti c'è la buona volontà e l'impegno di arrivare al risultato, ma la realtà è anche che da parte dell'assessore non è arrivata nessuna proposta. Anzi, una grande macedonia che ha messo assieme ASU, LSU, PIP, contrattisti, gente che è in un territorio specifico, quello di Caltanissetta, da cui l'assessore arriva. Alle 11 c'è questa audizione, sicuramente i soggetti interessati, che hanno avuto in questo caso oggi la capacità di mettere assieme la platea, dovranno essere ascoltati e personalmente vi faccio portavoce di poter fare l'incontro. Vediamo che Certamente, cosa riusciamo a tirar fuori a questo assessore. dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore, l'incontro di lunedì con le organizzazioni sindacali, francamente abbiamo pensato che era necessario, ecco, far sentire la nostra voce e far vedere la nostra presenza, perché non è possibile che ad ottobre il governo regionale sia senza una proposta per questi lavoratori, che tra l'altro sono stati sempre discriminati. La verità è chiarissima, cioè si vuole cercare così una soluzione che non so se è possibile considerarla tale per i lavoratori contrattisti, quindi i colleghi contrattisti, ed è giusto che si cerchi, ma si vuole staccare, ecco, una platea di 5.400-5.600 lavoratori, platea per la quale sicuramente non si intende trovare nessuna soluzione. Cioè, credo che l'intento del governo è quello di mantenere in uno stato, ecco, di incertezza, di sussidio, ecco, questi lavoratori. Noi francamente non ci stiamo e chiediamo al governo che si presenti, ecco, subito con una proposta seria e agganci questi lavoratori al treno dei contrattisti, se questo treno dovesse partire. Noi quest'anno festeggeremo i 18 anni e come tutti i maggiorenni, in questo caso siamo dei vecchi maggiorenni che non abbiamo nessun futuro e ci reputiamo ormai quasi degni di pensione, ma neanche quella sappiamo come andrà a finire. Speriamo che ci sia un buon risultato, almeno da quest'altra, in modo tale che punzecchiamo un pochino e ci facciamo sentire veramente che questa realtà esiste. Esiste, siamo in tanti e i padri di famiglia ci devono veramente capire se sono padri di famiglia e hanno una famiglia a carico, perché c'è chi realmente ci campa. Noi affrontiamo la questione dei lavoratori socialmente utili, ASU, come dice lei, da circa 18 anni utilizzato in tutte le pubbliche amministrazioni come tutti i dipendenti, ma senza un contratto. Lavoratori in nero, e loro continuano a ostinarsi a non riconoscere tale e mettere un punto a questa brutta situazione, a questa brutta piaga. Gente che puntualmente si trova senza stipendio, che di stipendio non possiamo parlare perché loro lo chiamano sussidio, 580 euro al mese, che sono sotto la soglia di sopravvivenza. L'assessore Miccichè si è insediato già da 10 mesi e ad oggi ci dice che lavorerà. Tradotto significa che non ha fatto nulla, e questo non lo possiamo accettare. C'è gente che sta andando in pensione grazie a loro senza avere un contributo e starà la vita da fame. Oggi è il momento di dire basta e vogliamo che si prenda una strada. Non vogliamo il contratto domani mattina, ma vogliamo tracciare un percorso che ci porti alla stabilizzazione. E quindi presso quale comune presta servizio, signora? Il luogo esatto dove sono io è Taormina, fa parte comunque del parco archeologico di Giardini Naxos. Da quanti anni è in precariato? 18 e mezzo. E ancora attendete risposta? 5 sì, maggio sì, sì. 98, Ci se non hanno sbaglio. fatti diventare maggiorenni, però ancora no, non ci danno il via. ZTL. ZTL, un martirio per i palermitani, una goduria per il sindaco Orlando e per il suo fido assessore Catania. Tema è ZTL, qual è la sua opinione in merito? Beh, innanzitutto il primo è stato uno degli sbagli commessi, diciamo, dall'onorevole Luca Orlando, che per la quarta volta è sindaco di Palermo. Il problema della ZTL,
limiterebbe sì il problema dello smog, perché la percentuale di smog che nel centro è una percentuale altissima, anche secondo gli ultimi dati Istat che si sono sentiti recentemente. Il problema è che non solo costa in maniera molto molto alta, ma oltre a questo c'è anche il problema di dover pagare l'ingresso per poter entrare. Quindi noi ci troviamo dinanzi a due posizioni: il costo troppo alto e anche il problema di dover pagare pure l'ingresso, come per esempio accade tipo nel centro storico dove c'è la Calza, oppure dove c'è appunto la Piazza Verdi, o dove ci sono i Quattro Canti, nella zona insomma che si riferisce alla Palermo antica. Il problema è che noi ci troviamo dinanzi che, o come si dice, oltre al danno la beffa, quindi il sindaco Orlando farebbe bene o a diminuire il valore della ZTL portandolo a massimo 20-30 euro, visto che vuole essere pagato in questo modo, perché noi siamo comandati in Italia da un centro-sinistra che sta consumando tutti i cittadini. Il tema è ZTL, ieri è entrata in vigore. La ZTL sta già in funzione ora, quindi ancora non è che siamo nel pieno dell'attività dal punto di vista organizzativo. Ci sono due vetture che scendono a Piazza Indipendenza, gratuite, di linea express, ogni 15 minuti. Dovrebbe essere un pochettino magari più promosso. Secondo lei funzionerà? Intanto, come dice l'autista dell'AMAT, le due navette sono poche e ogni quarto d'ora ancora molto poco. Rispetto a questo perché? Perché secondo me vuoi tutti gli scioperi che ci sono ogni giorno a Piazza Indipendenza, vuoi il traffico che si può intralciare qua in via Basile, io credo che tutto questo in alcuni momenti della giornata può diventare anche mezz'ora, e se poi pensiamo che, come voi potete vedere, ci siamo soltanto in tre sull'autobus e fra qualche minuto l'autista partirà, significa che arriveremo a Piazza Indipendenza soltanto in tre persone. Detto questo, poi se è vero come è vero che questo servizio costa oltre 900.000 euro al comune, che dà giustamente all'AMAT per questo appunto servizio, chiaramente fate quattro conti, se uno più uno fa due, significa che questa ZTL costa tantissimo ai cittadini per un capriccio di questa amministrazione comunale guidata da questo sindaco Orlando, che una ne pensa e cento ne fa. È il primo giorno che sto usufruendo della navetta, del bus navetta, di cui non ne sapevo l'esistenza. Io, secondo me, non c'è stata la giusta divulgazione dei servizi che ci sono. Infatti lei deve pensare che il residenti all'interno della ZTL devono anche pagare. Che questo mi sembra sbagliato, perché posso capire chi entra nella zona dove non per lavoro, per cosa. Per esempio, chi lavora come me all'interno della ZTL è diciamo colpito non solo economicamente, ma anche dal punto di vista di spostamenti. Poi altra cosa che secondo me è sbagliatissimo, che chi abita in zona deve pagare. Se io abito in una determinata zona e loro me la fanno chiudere per motivi X, non mi sembra corretto che io debba pagare per colpa di altri. Se è una cosa che mi riguarda, io la pago, una tassa, io la pago. Ma quante tasse dobbiamo pagare su una cosa, su una stessa cosa? Pago la tassa di circolazione, che poi è diventata tassa di proprietà, e va bene. Paghiamo la benzina a spese eccessive. Paghiamo ora pure la zona TL. Però, concludendo, i strade sono sempre le stesse, piene di buche e malecumenate. Poi, a parte tutto, non c'è pubblicazione dei servizi che effettivamente il comune mette a disposizione. L'assessore Catania, che fa solo proclami, poi alla fine è un cane che si morde la coda. Le aziende partecipate come l'AMAT, che sono al dissesto finanziario,
i cittadini che non hanno servizi e pagano soltanto le tasse, che Dio ci aiuti. Signori, il quinto spazio, Tribune Band, Lucio Battisti. A Piazza Molare il gruppo Quinto Spazio organizza un concerto e lo dedica al grande Lucio Battisti. Lei sicuramente dal suo abbigliamento si capisce bene che interpreta proprio Lucio Battisti. Sì, interpreterò Lucio Battisti, questo grande artista che, come sappiamo tutti, è scomparso nel 98, quindi noi lo rievochiamo non solo con la sua musica ma anche con questo abbigliamento, con questo look, cerchiamo di riportarlo alla mente di tutti gli appassionati. Perché il gruppo Quinto Spazio decide oggi di dedicare proprio questo concerto al Lucio Battisti? Allora, noi in realtà abbiamo, come dire, seguito quello che stava diventando in Italia un fenomeno a volte anche discusso, quello delle tribute band o cover band che dir si voglia, e questa cosa l'abbiamo intrapresa già 9 anni fa, quindi noi facciamo un concerto dedicato a Lucio Battisti e nello specifico a Battisti Mogol già da 9 anni, quindi il prossimo anno festeggeremo il nostro 10° anno di attività, abbiamo già fatto più di 200 concerti in Sicilia, Calabria e un po' dappertutto anche in Italia. Quindi. E qual è il repertorio che eseguite? Allora, il nostro repertorio è strettamente legato al connubio artistico Mogol Battisti e quindi non contempliamo la parte successiva che è legata alla collaborazione con Panella, quella dei famosi dischi bianchi, diciamo, no? Quindi noi, il nostro repertorio include tutto quello che hanno fatto insieme Mogol e Battisti, quindi dal 1965, da Per una lira per esempio, a Una giornata oggiosa del 1980, ecco, quindi questi 15 anni. Il gruppo Quinto Spazio si muove attraverso un'associazione culturale. Sì, noi quando 9 anni fa abbiamo iniziato questa attività artistica ci siamo detti che era opportuno costituirci proprio in un'associazione culturale, anche perché questo ci dà la possibilità di interloquire anche con soggetti che non sono necessariamente privati ma anche pubbliche amministrazioni per esempio. Quindi abbiamo fatto questa scelta 9 anni fa e da allora coltiviamo questa associazione, la teniamo in piedi di tutto punto, proprio perché è necessario quando bisogna fare delle manifestazioni che non sono proprio strettamente legate al privato. Ecco. Questo tour parte da Palermo, per quanto riguarda le altre tappe? Allora, noi faremo adesso un concerto giorno 24 ad Accadia in provincia di Foggia. Abbiamo delle altre date che ci devono confermare, sempre in zona, e poi veniamo da un lungo tour estivo che ci ha visti protagonisti in diverse località, Montemaggiore Belsito, Calastella a Mare del Golfo, adesso aiutatemi perché abbiamo in provincia di Messina, siamo stati a Galati Mamertino, siamo stati a Castellumberto, ecco, adesso mi sfuggono perché sono diverse date, siamo stati a Collesano, insomma una serie di appuntamenti, quindi questo diciamo è uno degli ultimi che stiamo per fare nel corso di questa stagione estiva, e ripeto, adesso andremo in provincia di Foggia e poi vorrei annunciare che quest'inverno faremo un concerto che abbiamo già fatto l'anno scorso, ma lo ripetiamo proprio a grande richiesta, e poi renderemo note le date e tutto quello che occorre sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito. Faremo un concerto al Teatro Jolly di Palermo in prossimità del Natale, generalmente abbiamo fatto così anche l'anno scorso, quindi abbiamo idea di riproporlo anche quest'anno perché, ripeto, ce l'hanno proprio chiesto espressamente. Qual è lo strumento che lei si accinge a suonare questa sera? Allora, lo strumento principale di questa sera per me è la batteria con piccole percussioni, poi ovviamente ci sarà una chicca che facciamo dove io suono il flicorno soprano, che è lo strumento che mi riguarda più da vicino in quanto avendolo studiato in conservatorio, quindi mi piace sempre metterlo in risalto, anche se confesso che la mia prima passione è la batteria, quindi faccio tutte e due le cose, insomma, però principalmente ovviamente suono la batteria in questo gruppo. Ma com'è nata questa passione per la musica? La passione per la musica nasce tantissimi anni fa, all'età di 5 anni già avevo voglia di suonare, l'ho esternato in qualsiasi modo,
prendendo cucchiai, bacchette, quello che mi capitava pur di fare percussioni, insomma. E da lì ho capito che insomma questa passione era veramente nata, per cui ho cominciato a suonare prima nella banda del paese e poi subito dopo all'età di 10 anni comincio a studiare per entrare in conservatorio e quindi da lì sono andato avanti. Questo concerto, come abbiamo detto, è dedicato al grande Lucio Battisti, ormai scomparso da diversi anni. Lei che ricordo conserva di questo grande cantante? Il ricordo che conservo di questo grandissimo personaggio è il suo mistero e la sua passione per la musica. Il mistero perché faceva delle apparizioni alquanto rare, strane, però molto profonde. E quello che ha lasciato è sicuramente un repertorio, carattere culturale, musicale indelebile, perché tantissimi artisti, compreso noi, dedicano moltissimo alla musica di Lucio Battisti, facendo molte cover come La Grande Mina, come Negramaro e tantissimi altri artisti, quindi per me è stato e rimarrà il più grande artista di tutti i tempi, insomma, della musica italiana. Quindi Lucio Battisti rappresenterebbe per lei la sua massima aspirazione artistica? Diciamo di sì, perché dopo aver avuto questa bellissima esperienza che mi porta con il Quinto Spazio in giro, diciamo possiamo dire anche in giro per l'Italia, perché noi abbiamo fatto anche Sanremo Off, abbiamo fatto Capri, abbiamo fatto Cosenza, insomma, un po' in giro. E diciamo che sì, dopo 9 anni ovviamente mi ha dato molta soddisfazione e fiducia, quindi dico proprio di sì. E ricordiamo al pubblico i progetti futuri del gruppo musicale Quinto Spazio. I progetti futuri sono tanti, ovviamente ci vuole il tempo per realizzarli. Sicuramente già l'organizzazione della prossima tournée del 2017, ma come diceva Francesco anche il concerto che terremo in provincia di Foggia e poi soprattutto l'appuntamento al teatro Giolli nel periodo di Natale, poi comunicheremo la data precisa. Niente, poi diciamo per la tournée del 2017 ovviamente cercheremo di cambiare alcune cose, di apportare qualche novità e quindi rendere lo spettacolo sempre più ricco e innovativo. L'associazione Quinto Spazio persegue tanti progetti, quali sono gli scopi statutari? Allora, gli scopi sono comunque il sociale, perché comunque noi ci teniamo a portare avanti il progetto ma anche a coinvolgere molti giovani in questo progetto che facciamo, perché comunque Battisti è vero che piace alle persone un po' più adulte, ma riscontriamo che anche i giovani sono partecipi nei nostri concerti e poi comunque organizzare altre manifestazioni collaterali. E andiamo avanti, già da 9 anni che lo facciamo con molti successi e ottimi risultati. Quindi riuscite in qualche modo ad agganciarvi ad un pubblico abbastanza vasto, non solo adulti ma anche giovani? Sì, sicuramente sì, abbiamo notato questo, che anche i ragazzini, non so, magari tramandando dai genitori, essendo tramandati dai genitori, cantano, sono molto partecipi ai nostri concerti. Ma come nasce questo sogno musicale? Allora, io sono fondamentalmente l'ideatore del gruppo, perché 9 anni fa, come dicevano i ragazzi, e ho avuto questa idea, sono stato a Brescia per 8-9 anni e sono anche lì. E lì vedevo che già le tribute davano un indirizzo su quello da fare, insomma, su un cantante, su un omaggiare un cantante, che sia Zucchero, Vasco Rossi o altri. E secondo noi, a parte diciamo che ci appartiene un po' Battisti, un po' a tutti, secondo noi era il cantante più prestigioso della musica leggera italiana, un po' la base della musica leggera pop italiana. E abbiamo deciso di omaggiarlo e fondamentalmente ci siamo divertiti noi e speriamo di divertire anche il pubblico in ogni piazza che facciamo. Quindi, nonostante sia passato molto tempo, Lucio Battisti rappresenta ancora una ispirazione importantissima. Sì, ma detto anche dai grossi artisti italiani, da Vasco, Zucchero, loro continuano a dire che insomma Battisti sta insieme a Mogol, che è il paroliere fondamentale, che è stato lui ad essere la base della musica leggera italiana, poi tutti gli altri giustamente hanno un po' evoluto il tutto, però fondamentalmente Battisti è quello che ha fatto partire un po' il tutto. Qual è il suo strumento musicale, il suo cavallo di battaglia? Io sono il tastierista del gruppo, sono da 30 anni le tastiere, quindi diciamo che mi ha appassionato da sempre, sin da ragazzino. E adesso con i ragazzi, che siamo un po' tutti professionisti, ci divertiamo e troviamo delle bellissime soddisfazioni. Ci parli un po' di lei, come nasce questa sua passione per la musica? Io ho iniziato piccolino, devo dire, da autodidatta, una passione che mi è stata trasmessa un po' in famiglia, perché da me, i miei fratelli, all'epoca anche mio padre ha avuto sempre questa passione per la musica.
mi sono buttato sulla chitarra, io sono la chitarra all'interno di questo progetto e sono un po' l'istrumentista, però la chitarra è quello, lo strumento che mi si addice di più. E poi negli anni ho coltivato diversi generi fino a quando poi con questo gruppo di amici in realtà abbiamo investito su questo progetto, perché ognuno di noi ha fatto diverse cose negli anni e continuiamo a fare anche altre cose, ma in questo progetto ci siamo riuniti prima da amici, perché siamo tutti nello stesso luogo, dello stesso paese, e quasi scherzando abbiamo iniziato questa avventura per poi ritrovarci qua a distanza di quasi 10 anni a portare avanti questo bel progetto. Da poco faccio parte di questo immenso progetto dal punto di vista artistico-musicale, di cui sono rimasto seriamente colpito e affascinato, anche perché mi ritrovavo da bambino, sono molto più giovane rispetto a loro. Mi è stata messa davanti un'opportunità e una possibilità che un musicista non può perdere. Sotto questo punto di vista mi sono ritrovato a collaborare con grandissimi musicisti e con persone che è una vita che vedo suonare. La possibilità mi è stata data proprio dal maestro Castelluzzo, che a parte essere un mio maestro, che mi ha insegnato molto, mi ha dato anche delle basi fondamentali per la mia carriera musicale, nonché anche per l'ammissione al conservatorio, sono uno studente del conservatorio. Mi sono ritrovato in questo progetto che inizialmente pensavo fosse un qualcosa di comunque, una cover band, ce ne sono molte, se ne vedono molte in giro. Ma nel momento in cui l'ho analizzato bene da vicino ho capito l'immenso lavoro che queste persone fanno da 10 anni. Tant'è che anche il semplice calarmi all'interno di questo contesto è venuto molto difficile. Ma infatti lei è molto giovane, quindi come mai si ispira a Lucio Battisti? Inizialmente il mio pensiero fu proprio quello di potermi trovare a lavorare con questa gente. Lucio Battisti lo conoscono tutti, cioè anche noi che siamo di comunque generazioni più moderne non possiamo che revocare l'immenso mito che è stato Lucio Battisti comunque. Questo mi ha affascinato tanto, perché è stato comunque il lavorare in un contesto, in un ambito dove tutto era molto pensato e molto ricercato, come faceva Lucio Battisti con i suoi pezzi, come faceva con le collaborazioni con Mogol all'interno di testi, all'interno di strutture musicali. Cioè fu proprio un riuscirmi ad affascinare all'immensità armonica che questo autore che comunque ha creato quelle che saranno le basi poi del pop e di tutti gli altri autori italiani. Quindi partire dall'origine è sempre una cosa importante, per questo ho potuto sfruttare questa occasione e avere la fortuna di entrare in questo contesto musicale di maestri, di professori e di gente veramente artista. Cosa direbbe oggi al grande Lucio Battisti se fosse qui? Sicuramente stare in silenzio per i primi almeno 40 secondi, poi riordinando un po' le idee direi un semplice grazie per quello che ci ha lasciato e per quello che comunque è e resterà per sempre nel mondo e nella musica mondiale. Dei giusti, così come questa amministrazione comunale ha voluto nominare, di fatto è nel più totale abbandono. Vediamo noi le palme che sono state divorate dal punto relo rosso, vediamo le luci che non funzionano. Poco fa abbiamo visto qualcuno che dormiva pure qua, certamente ci ha passato pure la notte. I cittadini lamentano l'abbandono di questo sito che è importantissimo. Commercianti e abitanti denunciano l'abbandono e il degrado del centro urbano, in particolare del centro storico. È un degrado ormai costante che dura da anni.
niente, sembra quasi inevitabile, sembra quasi ormai essere all'ordinaria amministrazione il degrado che si vede all'interno della città, un degrado che purtroppo colpisce la parte che teoricamente dovrebbe essere più produttiva da un punto di vista economico quanto finanziario. Piccole realtà costituiscono il tessuto economico e anche sociale di un centro storico che va rivalutato con molta calma, ponderatezza, partendo proprio dalle piccole realtà, dalle piccole abitazioni, dalle opere di urbanizzazione primaria che sono ormai ridotte al lumicino. Io mi auguro che la nuova amministrazione comunale, e spero che sia un'amministrazione che abbia un connotato politico molto più specifico, marcato e soprattutto con idee più chiare, possa dare l'opportunità di far interfacciare la cittadinanza con l'amministrazione pubblica e con quelli che poi saranno i dirigenti, i settori e gli assessorati preposti. E mi auguro soprattutto che i fondi extracomunali che per anni sono stati spesi possano essere nuovamente ripresi, così come la vecchia progettualità, accorpata alla nuova e rendere il centro storico usufruibile, vivibile per tutti quelli che ci abitano, ma non solo, per tutti quelli che vogliono comunque visitare quello che è il pezzo della città, ovvero il pezzo più bello della città. Una città a vocazione turistica, con una storia profonda, con una cultura millenaria, crocevia dei popoli, che oggi purtroppo in questa città non trovano più il loro naturale sbocco in quella cultura di accoglienza che forse un tempo l'ha caratterizzata e che oggi sta invece trasformandosi in una miscela esplosiva dove di fatto assistiamo ad una lotta tra poveri, tra residenti e non residenti, tra abitanti e turisti. La realtà è che purtroppo questa area della città, che un tempo ha visto degli investimenti importanti, che ha visto la ristrutturazione di una serie di siti divenuti appartamenti, alcuni di questi trasformati in attività ricettiva come B&B, oggi vive una condizione di abbandono, di degrado. Noi siamo qui da una parte per sottolineare questo, dall'altra però per rilanciare un messaggio di speranza, proprio attraverso l'utilizzo delle risorse extra legate insomma alle attività comunitarie, alle attività ministeriali, alle attività regionali, che possano essere ben utilizzati per rilanciare le attività di questo territorio, ha detto bene lei, a naturale vocazione turistica. A questo si aggiunge che a questa zona della città bisogna dare risposte diverse rispetto ad una serie di iniziative come questa della ZTL voluta da Orlando soltanto per chiedere il pizzo ai palermitani. I palermitani, sono certo, di questo se ne ricorderanno. Fra 9 mesi andremo a rinnovare l'amministrazione, la giunta, il consiglio di questa città e sono certo che da parte della città il messaggio sarà chiaro. Riusciamo a resistere ancora per poco, perché praticamente qua abbiamo la chiusura di 4 attività circostanti vicino al nostro negozio e rimarremo da soli. Per il problema della ZTL, per il problema della riqualificazione, noi saremo costretti a chiudere. Ma tutto questo, le associazioni di categoria, le nostre istituzioni, dove sono? Noi chiediamo una mano di aiuto per resistere, per avere un nostro diritto che è il lavoro, è l'unica cosa che chiediamo, è per continuare a vivere. Ma non abbiamo mandato lettere, abbiamo fatto di tutto, ma non siamo ignorati dal mondo. Però parlano di una ZTL per dell'inquinamento che non esiste.